come il sole, così la pioggia. La voce interiore, attraverso Roberta S., Santa Maria delle Mole, 9 dicembre 2008, a cura di VB Guide. Allora, ogni elemento della natura e ogni elemento che apparirà nella vostra vita sarà prezioso, sarà una sorpresa. Non vivrete nella noia e nella monotonia, come molto spesso vi capita di fare. Allora, imparate ad apprezzare le bellezze della vita che ci sono intorno a voi, come il sole, così la pioggia, come tutto quello che fa parte delle vostre giornate, senza dare nulla per scontato. Perché più date cose scontate e più vi allontanate da voi stessi e da quella capacità di donare ciò che vibra in voi. Hai compreso questo discorso? Domanda. Compreso, sì. Infatti è molto bello ed è molto giusto quello che dici, perché noi finora abbiamo camminato sapendo che c'è una forza che ci conduce e che ci porta. Invece quella forza siamo noi stessi. L'evoluzione la facciamo noi stessi. Siamo noi stessi che la provochiamo con il nostro agire, che ci fa sentire l'uno fratello dell'altro. Ossia, l'uno e l'altro è la stessa cosa. Risposta. La vostra unione fa parte del vostro percorso e potete anche arrivare a percepire questa unione. Ma per arrivare a farlo dovete scegliere una vita libera da preconcetti e dal giudizio negativo nei confronti di chi non è come voi vorreste che fosse. Dunque, iniziate a camminare in maniera più serena, senza più la paura di quello che vi potrebbe succedere, senza più voler stabilire cosa sia il bene e cosa sia il male per voi o per gli altri. Questo significa saper apprezzare la vostra esistenza e goderne appieno tutti gli elementi che vi raggiungono automaticamente, spontaneamente, perché voi, per l'universo, non siete delle nullità e ognuno di voi è ben raccomandato e ben tenuto in ogni essenza che vibra intorno a voi e dunque ogni elemento che vi raggiunge è un dono dell'universo che l'universo vi fa. Sappiate donare anche voi e restituire all'universo ciò che l'universo vi dona, perché in questo scambio voi ritrovate la vostra essenza in maniera consapevole e vi accorgete pure di non essere soli, ma di essere liberi in questa vostra comunione con gli altri fratelli. Liberi di potervi muovere e di potervi intensificare nella maniera che più ritenete opportuna per voi. Ora, fratelli, vi salutiamo perché vogliamo che riflettiate su queste parole in maniera autonoma, ognuno di voi nei vostri cuori come nelle vostre menti. Sappiate non ragionarci troppo sopra e prendere queste parole per quello che sono nella loro semplicità, perché la vostra esistenza è molto più semplice di come voi l'avete ridotta, di come voi l'avete complicata, inserendo dei bisogni e delle esigenze che in realtà non vi appartengono. Allora liberatevi di questi falsi bisogni, perché nel momento in cui ve ne libererete, vi accorgerete di poter essere molto di più per il vostro mondo e per la vostra società.